Esperienza del limite e consapevolezza di vita è il tema attorno al quale si è sviluppato un dibattito al Salone Borsellino del Palazzo del Senato. Una tavola rotonda organizzata dalle associazioni di volontariato che ruotano attorno all'hospice di Siracusa. Là, siamo vivi dentro, ma fuori assolutamente bloccati. È il limite della scienza medica che ancora non dà risposte, e non dà risposte a patologie che sono sempre più devastanti, a patologie che sempre di più cerchiamo in qualche modo di allontanare, ma che in qualche modo rientrano da una parte o dall'altra e che ci pongono delle domande. Pone limiti a una madre che vorrebbe andare da un figlio. Anche il professore Egidio Ortisi ha affrontato il tema della vita secondo la visione filosofica. Che si schermiglia, diceva Capelli. Adesso chi si schermiglia i capelli? Fino all'altro ieri nella società contadina c'erano le prefiche pagate e che però stimolavano il pianto in chi era duro a piangere, svolgevano una funzione terapeutica. Adesso il ricatto tutto anglosassone, cioè dei vincitori veri, è che se tu piangi come siamo abituati a fare nella cultura mediterranea, scarmigliando di capelli per chi ce l'ha, o comunque gridando, o ridi a 36 pollici, sei di serie B. Lo scrittore Antonio Conticello invece ha puntato il suo intervento sul divenire della vita attraverso gli scatti del fotoreporter, protagonista del romanzo Sotto l'ombrellone. Questo cordone ombelicale con questa isola, io non riesco a reciderlo, anzi, più tempo passa e più si inspessisce. E quando devo trovare energia, fonte di ispirazione, c'è poco da fare. Per me la Sicilia è come un utero materno dal quale io succhio. E questo mi fa sentire vivo. E mi fa sentire vivo, utilizzo proprio questo, mi fa sentire vivo dopo aver ascoltato. Un momento particolarmente toccante è stata la lettura della poesia 5 minuti, composta da Paola Burgio e recitata da Barbara Campisi. La vita mi passa davanti, giorni sempre mobili, sovrapponibili. L'odore dell'estate entra dalle finestre spalancate. In lontananza si sente il vociare dei bambini, ora liberi di giocare. Vestiti leggeri, colorati, accarezzati da un delicato venticello che li rende vivi. Guardo le mie gambe imprigionate nei tutori. Guardo i miei vestiti, l'uno a fianco all'altro, quasi a farsi compagnia. Tristi perché nessuno li indosserà. Mi sento sola in mezzo a tanta gente. La malattia allontana, imbarazza. Negli occhi per capire che niente è cambiato. Solo il corpo mi ha tradito. L'altra sera sentivo il mio bimbo piangere. Ho chiesto a Dio di farmi guarire per 5 minuti, il tempo di consolarlo. Signore, non mi hai ascoltato, ma cosa ti costavano solo 5 minuti?